Da oggi e fino a venerdì 27 settembre il plesso Sant'Elena a Modica rimarrà chiuso per un'urgente attività di derattizzazione e disinfestazione del plesso scolastico. Lo annuncia così una nota del comune di Modica. La richiesta per un intervento urgente è stata inoltrata dalla dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri a motivo della presenza di topi all'interno della struttura scolastica e per garantire la salubrità del luogo agli studenti. Le segnalazioni infatti sono arrivate dagli stessi studenti e dal corpo docente. Quindi, per poter eseguire un'opera completa in tutti gli angoli della scuola, è stata decisa la chiusura di tutto il plesso scolastico. Verosimilmente, le lezioni potrebbero ripartire già questo sabato. E abbiamo avuto, diciamo, la spiacevole sorpresa di trovare degli escrementi di topolini, quindi abbiamo pensato di effettuare una derelizzazione e una disinfestazione e una bonifica di tutta l'area, perché essendo una scuola ubicata in una zona periferica di campagna, fra l'altro erano stati eseguiti dei lavori di pitturazione e quindi possibilmente si era intrufolato qualche topolino che è stato rimosso, ma in ogni caso a quel punto, per garantire la tranquillità dei genitori e soprattutto la sicurezza dei minori, abbiamo pensato di effettuare con un carattere d'urgenza una chiusura per bonificare tutta l'area.